credo sia necessario presentare Monsignor Frisini. È nostro amico da tanti anni e per noi è stato, per molti di noi sacerdoti di questa diocesi, è stato anche un apprezzatissimo formatore e anche amico. Quindi a lui subito la parola. Allora, buonasera a tutti, un saluto a tutti anche i sacerdoti che ho conosciuto l'anno scorso, due anni fa, ho perso il senso del tempo per gli incontri, 2 anni fa era vero Luigi? Perché abbiamo fatto ogni mese un incontro ed è stato molto bello, e quindi un saluto a loro e un saluto a tutti, con alcuni ci conosciamo sicuramente. E parliamo di una cosa bella, ma anche molto importante, che riguarda un aspetto della liturgia che a volte si trascura, a volte si, soprattutto nelle nostre parrocchie, sì, un po' viene affidata a qualcuno senza una grande attenzione. E parlo della musica, che dice il Concilio, ed è molto precisa l'affermazione conciliare, nel documento Sacrosantum Concilium, è il documento che riguarda la liturgia, e dice che la musica liturgica non è abbellimento della liturgia, ma è parte integrante. Queste parole sono molto importanti, molto forti. Parte integrante della liturgia vuol dire che una liturgia, per essere completa, solenne, come diremmo noi, no? Deve avere la musica giusta, perché se è parte integrante vuol dire che gli manca qualcosa senza la musica. Con la musica invece integra. Parte integrante della liturgia, dice il Concilio. E allora questa espressione bisogna capirla. Perché diventa così importante? Perché la musica, la Chiesa l'ha sempre usata dall'epoca del Tempio di Gerusalemme? Perché c'è sempre la musica? Perché la musica ha un suo valore umano, misterioso in parte, ma che appartiene proprio al nostro modo di comunicare e anche al nostro modo di sentire. La musica non ha bisogno di chissà quale esperienza culturale per essere apprezzata, perché la musica ha il potere di comunicare immediatamente, quindi significa senza mediazione di qualche altra cosa, immediatamente ciò che deve dire. La musica dice immediatamente le cose, non ha bisogno di concetti particolari, non ha bisogno di introduzioni particolari. Certo, più uno è dentro la musica, la conosce, la sente, magari la sa suonare, la sa leggere, eccetera, più la apprezza. Ma tutti, basta pensare ai bambini, no? Neonati anche, appena sentono i suoni, subito entrano in ascolto. Subito vanno in sintonia. La parola sintonia è una parola musicale, quando si dice siamo in sintonia, syn tonos in greco significa con i suoni, la sintonia, e che è anche un'immagine bellissima dell'essere insieme con i suoni, perché la musica ha il potere non solo di comunicare ma di unire. Di unire le persone. Quando si canta insieme, si è felici di farlo insieme. Perché è bello che si canta tutti insieme, si sente di essere uniti agli altri anche quando gli altri non li conosciamo. Ma la musica ci fa unire. E poi c'è un altro potere. La musica ci eleva. La musica ci fa sentire che quello che stiamo dicendo, per esempio, è una cosa importante.
se io cantassi l'elenco telefonico sarei ridicolo. No? Mario Rossi 28 31 58. Perché fa ridere? Perché la musica dà importanza a una stupidaggine, sei numeri di telefono. Perché la musica dà importanza a tutto ciò che tocca. È strano, eh? La fa diventare importante. Fa ridere ciò che è sproporzionato, quello che fa ridere. Fa ridere, per esempio, se io dicessi un chilo di patate, mezzo chilo di formaggio. Perché? Fa ridere. Non si può dire cantare la lista della spesa, no? Io dico sempre che farebbe meno ridere se i politici cantassero. Però sarebbero costretti a dire cose serie, se no la musica li renderebbe ridicoli. È così, perché la musica, se entra, fa diventare tutto importante. E una cosa bella è che la musica viene usata per esprimere l'amore. Quanto? Il 90% delle canzoni sono d'amore, no? La musica con l'amore ce l'ha a braccetto. Perché? Perché l'amore è la cosa più intensa che noi viviamo, più importante, più grande, più alta. E quindi la musica gli si adegua bene. Anzi, no? Riesce a esprimere i sentimenti in maniera perfetta. In una serenata, adesso non si usano più, forse ancora qualche posto si fa, ma nella serenata lo sposo, anche se era stonato, si serviva di amici che sapevano cantare, esprimeva il suo amore all'amata attraverso una musica. Allo stadio, quando si incita la squadra, si canta, no? Quelle acclamazioni. Tutti quanti cantano. Tutto lo stadio, senza fare le prove di canto, è bravissimo, canta tutti insieme. È la passione della squadra. Ex plenitudine cordis, dicevano i latini. Dalla pienezza del cuore si esprimeva la musica, esce fuori. Quando si fanno linee nazionali, mica si leggono le parole, si canta la musica, alle Olimpiadi, no? Tutti così, tutti commossi. Pensa se dovessero fare Fratelli d'Italia, l'Italia si addestra. Non sarebbe la stessa cosa. Devono cantarlo. Perché vedete, la musica ci porta in su. Ci fa da dentro a fuori in maniera forte. E quando si prega, una cosa è pregare un testo, un'altra cosa è cantarlo. Addirittura quando lo si canta, si capiscono meglio le parole. Avete fatto caso? Si capiscono meglio e si ricordano. Si ricordano. Perché la memoria è aiutata dalla musica. La musica ha una memoria affettiva che scolpisce molto di più le parole, tant'è vero che di certe canzoni, se io vi dico mi dite le parole senza cantarle, uno non riesce, cantale e si riesce a ricordarsi le parole che si legano alla musica. Quindi vedete, la musica è importante, ed è importante talmente che viene usata anche a sproposito, ma viene usata sempre, continuamente, nelle pubblicità, nelle notizie del telegiornale, in qualunque momento, al supermercato, avete visto? Vai a fare la spesa, si sente quella musica che arriva, perché così la persona è più invogliata, la più serena, compra di più. È un po' come le pubblicità televisive, senza la musica non hanno forza. Un bel jingle, no, una bella frasetta musicale, ti fa ricordare il prodotto e tu lo compri. Seduzione attraverso la musica. Quindi vedete quanto è importante. E dicevo nella preghiera,
perché poi si adatta alla preghiera liturgica? Perché nella liturgia quindi è importante? Perché nella liturgia noi innanzitutto ci eleviamo a Dio e esprimiamo il nostro amore a Dio. I canti sono un atto d'amore a Dio, sono come una romanza, come una serenata, come una canzone d'amore che noi esprimiamo a Dio. E la facciamo poi, ecco un'altra importanza della musica, insieme ci unisce. Ecco, un'assemblea come la nostra qui, la musica la unisce, la fa diventare una sola voce, come diciamo nel Santo, nel prefazio, dice, e uniti agli angeli, ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria, insieme agli angeli e ai santi pure. Quindi quello che cantiamo di qua, di là lo cantano con noi, santo, santo, santo. È talmente importante la musica poi, che nella scrittura appare legata ai momenti della salvezza più importanti. Cosa succede? Quando passano il Mar Rosso, Mosè, che lì dovrebbe avere 80 anni, addirittura fa il cantautore, si mette a cantare. E allora Mosè intonò un canto, dice, Ashira nalle donai, chi gavoga, avrà detto in ebraico. Voglio cantare in onore del Signore perché ha trionfato in maniera straordinaria, perché è un supereroe. No. E comincia a cantare, e canta. E poi alla sorella aveva già scritto, a dire la verità, il ritornello. Lui l'ha copiato dalla sorella, così dice, io parlo come quello che dice la scrittura, che aveva una band con le altre ragazze, ma siccome le donne non avevano molta importanza, Mosè se ne appropriò. Questo è il gossip dietro là. Però Mosè canta insieme a tutto il popolo, le donne con Miriam cantano, qua stanno tutti a cantare, anche quando si fa la benedizione, Giacobbe, quando benedice i figli, canta. Quando Anna ha il figlio Samuele, fa il cantico. Quando Davide stava nel deserto, e lui era un cantautore proprio di quelli doc, ne ha scritti tanti di canti, che si dice... si chiamano salmi, perché la parola ebraica, questa è la parola greca, salmo, in ebraico mismor, shir, shirah, tutte queste parole, significa semplicemente canto, salmo significa canto, non è che significa un'altra cosa, è una parola greca, ma salmo significa canto. Per cui Davide quando è che li scrive? Interessante, nella Bibbia, se voi leggete sul Salterio, sul Libro dei Salmi, leggete anche i titoli dei Salmi, che sono ispirati pure quelli, però cosa dice nel titolo? Per esempio, il Salmo 51, Salmo di Davide, dopo, scritto da Davide, dopo che il profeta Natan venne da lui dopo i fatti di Bezzabea. Sapete quali erano i fatti di Bezzabea? Che Davide, che era un po' birichino, un po' tanto, diciamo. E allora il profeta Natan andò lì, gli fece una bella ripassata, lui si pentì di quello che aveva fatto e scrive quel bellissimo salmo che noi usiamo nel venerdì, nel liturgia delle ore, nel quaresima tante volte, no? Pietà di me, oh Dio, secondo il tuo amore, cancella da me il mio peccato, cioè. Quindi i salmi nascono come preghiere dopo dei forti momenti spirituali. Non è che il salmo nasce perché mo voglio andare a Sanremo e scrivo un salmo, capito? No, nascono perché si è fatta un'esperienza spirituale forte, allora si loda Dio, si ringrazia il Signore, si chiede perdono, oppure si medita sui grandi
eventi della salvezza, oppure si supplica nella sofferenza, eccetera. Nei momenti della nostra vita, i salmi, tutto il libro dei salmi, è, come direbbero i padri della Chiesa, è una farmacia per le malattie del cuore, e c'è una medicina per ogni momento del cuore, gioioso o doloroso. Si esprimono così i padri. Ed è bello perché è vero. Tant'è vero che Gesù sulla croce, mentre sta morendo, canta un salmo. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Che non era su quello, è l'inizio del salmo, poi c'è tutto il salmo. Il salmo 22, a un certo punto, dopo che racconta la disperazione di un uomo che soffre terribilmente, abbandonato, si sente da Dio, poi dice: ma Dio ha ascoltato la mia voce, a metà salmo, e comincia: allora io proclamerò la tua lode ai miei fratelli, io ringrazierò, eccetera, eccetera. Tutto diventa tutto gioioso il salmo. Perché lo recita quello? Non a caso. Perché in quel momento Gesù soffre nella solitudine della morte che sta avvenendo, tutto il suo dolore lo canta, ma poi canta la sua speranza e canta la sua lode al Padre. Infatti non è vero, secondo me, che il Signore era abbandonato, si sentiva abbandonato, si sentiva nella sofferenza, ma ha scelto il salmo, ce n'erano anche altri sulla sofferenza del giusto, ma ha scelto il salmo che termina con la lode e la gioia, che termina con quella frase: questa è l'opera del Signore. Bellissimo. Leggetevelo tutto quel salmo e capite quello che voglio dire. Vedete, la preghiera cantata diventa qualcosa che tocca il cuore, il nostro cuore vola alto, tocca il cuore di Dio e ci unisce tutti nell'unica preghiera, tutti uniti. È chiaro che la musica ha un linguaggio suo. Per esempio, ho passo di qua, questo funziona? Funziona, vero? Per esempio, se io faccio queste note, che pensate che sta arrivando un assassino? No? Perché? Perché sono suoni gravi, bassi, dissonanti. Ancora peggio se io faccio... Mamma mia, cioè, già il pugnale si vede. Ma se io invece faccio... Cambiamo pure suono, guardate. Se faccio questo, sentite. Qualcosa di celeste, no? Certo, questo no. Ma vedete, la musica, le sue frequenze suggeriscono al nostro cuore cose diverse. Se io faccio... Pensate a qualcosa di comico, no? Certo. Cosa che... Ma perché? Vi siete mai domandato?
cosa succede? Che cosa avviene dentro di noi? Dentro di noi, che le frequenze, sono tutte frequenze, ordinate in una certa maniera, producono in noi delle emozioni, dei sentimenti, dei ricordi. Non sappiamo. Quando Mozart, per esempio, faccio sentire l'inizio di un concerto, del secondo movimento di un concerto di Mozart. Che cosa fa venire in mente? Qualcosa di molto dolce, no? Una ninna nanna quasi. Perché Mozart ha scritto questo? Non lo sapremo mai. Però il sentimento che ci dà è di grande serenità, vero? Di grande tenerezza anche, di tenerezza. Ma se io faccio questo, non è la stessa cosa. Drammatico, forte, anche un po' inquietante. Sentite com'è, è incalzante, è drammatico. Questa è Beethoven, la quinta sinfonia, ma è drammatico. Lo stesso Beethoven, però, nella sinfonia pastorale, che descrive, dice lui stesso, la gioia di andare in campagna, i bei sentimenti che nascono nel cuore quando si va in campagna, che lui amava molto. Sentite che è tutta un'altra cosa. È la campagna, così come quando Vivaldi vuol descrivere la primavera. Perché la musica può fare questi effetti? Perché noi siamo toccati dai suoni. I suoni ci toccano, non solo toccano le orecchie, toccano anche il corpo. E il corpo si sente minacciato da questo, perché sono frequenze basse, molto larghe, è una questione fisica. Queste sono molto strette. Però se vi faccio questo, questo è inquietante, Vero? Perché le dissonanze. Cosa è la dissonanza? È qualcosa che è innaturale nei suoni, perché quando io faccio questo, in natura, se colpisco una corda, un suono, una vibrazione, dentro questo suono ci sono questo. Noi non li sentiamo subito. Poi questo è uno strumento elettronico, quindi non lo può fare, ma un pianoforte vero, sì, perché è una corda autentica. Le corde hanno in sé i suoni armonici, ovvero sia le vibrazioni. Il Padre Eterno l'ha fatto così, non l'abbiamo fatto noi. Ogni suono che vibra ha in sé, come delle scatole cinesi, come le matriosche, uno dentro l'altro, in una proporzione fissa, che non immutabile, secondo, terzo, quarto, quinto armonico. Questo armonico si fonda su una nota che vibra. Se io inserisco dentro qualcosa di estraneo, ci dà fastidio. Se io a questo, io aggiungo questo, che è questo? Questo suono non c'entra niente, è un estraneo. Ecco la dissonanza, e questo ci inquieta, perché naturalmente noi siamo fatti per la pace armonica con l'universo, perché tutto l'universo ha queste regole. Sarebbe interessante, ma questa però sarebbe una cosa a parte. C'è un'ecologia musicale anche, perché?
perché nell'universo Dio ha creato tutto in maniera molto coerente, i pianeti, i colori, la musica, tutto è in una logica di armonia che è dettata da regole simili che c'è nella musica, ma il discorso sarebbe troppo lungo da approfondire. Però l'armonia, ecco perché ci piace la musica. La musica ci piace soprattutto quando favorisce l'armonia, perché ci fa entrare in sintonia con tutto l'universo. Aveva ragione Beethoven. Sentite, questa è l'armonia. È bello, ci sa, ha ragione, come si sta bene in campagna, la primavera, questo periodo, no? Tutto quello che diventa vivo, che ritorna. Ma guardate quanti sentimenti possono uscire. Allora, ritorniamo al nostro discorso della liturgia, no? Gli strumenti elettronici sono molto pratici, però vedete come sono rognosi. Ma nella liturgia allora la musica che ruolo ha? Come vi dicevo prima, sicuramente il ruolo di esprimere l'amore, di unirci, di elevarci, ma anche di creare nell'azione liturgica un'armonia generale che aiuta a sentirci insieme con Dio creatore e salvatore. Ecco perché, dice il Concilio, parte integrante. Perché che cos'è che aggiunge la musica? La musica aggiunge proprio questa relazione col mondo creato. Una relazione. La ragione, per esempio, perché si mettono i fiori sull'altare è un modo per rendere presente la natura creata. Nell'offertorio offriamo il pane e il vino, ovvero sia il frutto della terra e del lavoro, ancora la creazione. Ecco che la musica agisce fuori e dentro di noi. Fuori di noi perché ci mette in relazione, dentro di noi perché ci fa sentire, percepire i sentimenti giusti e ce li fa esprimere. Però, allora, come abbiamo visto prima, c'è musica e musica. Perché la musica è neutra, no? La musica è neutra. Cosa fa la musica? Esprime i sentimenti, fa aiuta. Ma se io faccio quella musica di prima non aiuta più. Perché? Perché quel tipo di musica disturba oppure distrae. Che è uguale, a volte non è che disturba, ma distrae. A un giovane oggi magari gli piacerebbe un bel pezzo trapper, no? Trap, quelle cose che non si capisce che è, perché non si capiscono le parole, la melodia non c'è, c'è solo un ritmo, bomba, 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 bomba. Questi dicono tutte parole in fila, di corsa pure, in fila, senza un nesso logico tra di loro, perché io mi sforzo di capire che cosa vogliono dire le canzoni, ma non è facile, perché non vogliono dire niente. Allora tutte parole insieme, mettono insieme, più le mettono strane e più gli piace ai ragazzi, perché? Perché o famo strano ai ragazzi piace. Perché è normale, un po' come fanno i bambini quando cantano le cose impossibili che si inventano lì per lì, avete visto? Le mamme lo sanno, ogni tanto i bambini quando hanno 5 anni, 6 anni, 20 anni, si inventano le canzoni che non hanno né capo né coda, però a loro gli piace. Ah, a scuola hanno fatto queste, tutte le cose, no? Beh, sembrano i trapper, no? Sono bambini che cantano loro, infatti. Ma questo tipo di musica ti distrae, perché?
che è un ritmo molto incalzante, bom, 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 bom. Quella forza e energia estrema dei suoni, fortissimi. Pensate ai Måneskin, no? I Måneskin, quando li sentite, si percepisce un grande volume sonoro, che a Roma si chiama a volte caciara, perché a volte è una caciara. Però quel grande volume sonoro, qualche cosa c'hanno loro le melodie, c'è qualche pezzo, frammento melodico, ma è soffocato, ma volutamente, il genere, quel genere musicale è fatto così. Il rock, che significa pietra, vuol dire questo, deve essere musica hard, dura, e l'hard rock è veramente dura, ma quella durezza si esprime come durezza, c'è niente di male, se uno vuole esprimere la propria rabbia, il proprio dolore, la propria disperazione, benissimo, ma che c'entra con la liturgia? Cioè, nella liturgia una cosa del genere non avrebbe posto, non avrebbe senso. E neanche se durante la liturgia uno si mette lì e si mette a cantare una cosa tutta romantica, sdolcinata tutta, proprio una cosa incredibile. Perché? Perché dice, ma che c'entriamo questo? Ma che gli è uscito questo? A chi sta cantando tutta questa storia? È fuori posto. È fuori posto, per esempio, il fracasso eccessivo, così come è fuori posto un tipo di sensualità che la musica ce l'ha, eccessiva. Una parte di sensualità la musica ce l'ha sempre, perché sono suoni, toccano i nostri sensi, ma c'è un limite in tutte, perché nella liturgia gli eccessi non funzionano. Ciò che è troppo non funziona, tutto deve essere in qualche modo sobrio. La sobrietà favorisce la preghiera, se no diventa talmente eccitante quello che noi viviamo da distrarci, cioè ci fa andare in altre parti, perché gli esseri umani hanno una loro sensibilità e la nostra sensibilità viene toccata e orientata dalla musica. Certo, se io andassi a Sanremo, la settimana scorsa ero proprio a Sanremo, all'Ariston, a fare il concerto, ci abbiamo pensato lì, ridendo ci abbiamo scherzato assai, detto chi è il prossimo conduttore, saremo solo io. Ma se voi, per esempio, andate a Sanremo e cominciate a cantare "Dov'è carità e amore", che succede? Vi tirano i pomodori minimo, ma non sciolti, pelati proprio, con tutta la latta. Perché? Perché non ha senso. Non ha significato, capite? È fuori posto. Capite perché? Il contesto è un altro. Tu non vai a Sanremo a fare una predica o a pregare. Sì, uno potrebbe anche farlo, eh? Fai una piccola preghiera e dici adesso facciamo un'altra cosa. Non è più Sanremo, Sanremo diventa una chiesa. Io ci proverei, con la mia faccia tosta lo farei. Ma allora diventa un'altra cosa. Un'altra cosa. E certe cantanti non potrebbero andare vestite come vanno. Cambia tutto. Se il contesto è tutto un altro. Ecco perché la Chiesa ci dice quei canti non si possono fare, o devono avere quelle caratteristiche, o devono essere così colà, mica perché bacchettona, ma perché nella liturgia, attenti, parlo della liturgia,
nella liturgia chi celebra non è padrone dell'azione liturgica. Statemi attenti. Noi siamo lì a celebrare la messa, la liturgia è mia. Non è proprio vero, non è tua. Chi celebra è Cristo e noi ci uniamo a Lui. E la Chiesa ha tutto il diritto e il dovere di dirti come deve essere celebrata. Non è che il prete va lì e dice: oggi ho scritto un prefazio originale, oggi vi faccio questo prefazio. Oppure le orazioni, no, queste sono vecchie, ne ho fatte alcune più belle, ci ho pensato tutta stanotte. Questa creatività, uno dice, beh, bella, sì, è fuori posto. Nella liturgia non è la preghiera personale, è la preghiera della Chiesa. E nella preghiera della Chiesa, noi abbiamo dei libri liturgici apposta, è quella che la Chiesa ha deciso che sia la preghiera della Chiesa. Nel canto tutto è molto più vago, no? Dice, è anche giusto che sia più libero, ma c'è un limite. Il limite è proprio che le cose devono stare dentro la liturgia. Il canto, la musica è per la liturgia, non viceversa. Attenzione, la musica è per la liturgia, non la liturgia per la musica. Faccio un esempio. Canto d'ingresso. Ah, questo canto mi piace tanto. Questo canto c'ha 10 strofe. Le devo cantare tutte, perché mi piace. No, tu canti le strofe necessarie per la processione d'ingresso. Oppure, ho visto un film, c'aveva una colonna sonora bellissima, domani a messa facciamo il tema di Guerre Stellari. Vabbè, dico così, scherzate. No, non si può, come ai matrimoni. Il matrimonio è una delle cose più sofferte, più sofferte. Credo che il Padre Eterno dica, mamma mia, un altro matrimonio, mi tocca sentire pure questo. Perché cosa succede nei matrimoni? Questa è un'aberrazione. Gli sposi dicono, noi siamo gli sposi, questo è il nostro matrimonio, questa è la mia festa, e scelgono delle cose che gridano vendetta al cospetto di Dio. No, che anche il matrimonio è un sacramento. La messa, la messa, c'è un limite. Non so, capite, io adesso vi faccio qualche battuta, ma quelle battute sono tutte cose vere, lo sapete meglio di me. Cosa vuol dire allora? Che bisogna essere tristi? No, non è che una messa deve essere una cosa triste, tutt'altro. Si è tristi se stiamo a fare una penitenziale e chiediamo perdono. Si è allegri se si sta facendo, ecco, questo periodo pasquale, siamo nella gioia, siamo nella preghiera. E come nel Salterio, le preghiere cambiano secondo ciò che si sta vivendo. Ma non mi metto lì a fare, capite, una bella ballata rock durante... C'è stato negli anni 60 queste... La messa a bit era un momento di trasgressione, e infatti non è rimasto niente di quelle messe a bit, però era un momento forse di passaggio. Io all'epoca ero già grande, perché avevo già i miei 14 anni, ero adolescente, mi poteva pure piacere, no? Sentire queste cose un po' ritmate, un po' così, ma è 68. Faceva ridere, anche se ripensiamo oggi faceva ridere. E una delle cose che poi vedete è che questo tipo di musica poi non coinvolge nessuno. Strano, uno direbbe, ma quei ritmi se la cantano, se la suonano il gruppetto che la fa. Perché è difficile da cantare, difficile da eseguire insieme. È strano, no? Uno pensa, ma come? Invece no, non è così. Allora attenzione,
ci sono delle caratteristiche che, pensate, che io prendo dal canto gregoriano, che voi mi dite subito, mamma mia che pizza, figura del canto gregoriano, e chi riesce a cantarlo poi, è complicato, poi il latino, già non si capisce l'italiano, figura del latino. Attenti però, il gregoriano non è, uno lo deve, se lo vuole cantare lo deve cantare com'è, però il gregoriano ci dice come per 1000 anni, pensate, per 1000 anni la Chiesa ha pregato cantando così. Non è uno scherzo. 1000 anni sono stati tanti. E ci insegna il gregoriano come deve essere il canto liturgico. E ora ve lo spiego. Il gregoriano, i testi del canto gregoriano, se voi andate a vedere i testi, sono tutti tratti dalla scrittura, dalle preghiere liturgiche, e a volte, soprattutto in alcune cose, dai santi. Stop. Non è che si mettono a scrivere le cosettine, i testi, quelli. Tant'è vero che il decreto Musicam Sacram, che è il decreto di applicazione del concilio della Sacra Santa, dice i canti liturgici devono avere come testo esclusivamente la parola di Dio e la liturgia. E io aggiungerei appunto le preghiere dei santi. Perché questo discorso? Perché questo ci assicura che ciò che stiamo cantando e la preghiera che innalziamo a Dio sia veramente preghiera. I testi, un'altra caratteristica del canto gregoriano è che le forme del canto sono tutte forme liturgiche. Per esempio, antifona, salmo, litania, responsorio, inno. Che sono? Che cos'è questi nomi? Sono nomi che esistono solo nella liturgia, perché sono forme. L'antifona col salmo successivo e il ritornello con la strofa, no? Perché così? Perché è modulare, perché un canto d'ingresso o di comunione dura quanto dura l'azione liturgica. L'antifona è del popolo, la strofa è del coro. Questo è il gregoriano, non mi sto inventando niente. E hanno le forme liturgiche, le forme che si usano durante la preghiera liturgica. Non ci sta, che ne so, l'aria d'opera, la sonata, il concerto, no? Queste sono forme che si fanno fuori. Terza cosa, la melodia. Canto gregoriano c'è solo melodia. Perché? Perché la melodia ha un valore espressivo unico. È come un discorso fatto con la musica. È un discorso fatto con la musica, la melodia. Per esempio, adesso a Pasqua, l'inno dei Vespri di Pasqua in gregoriano è «Ad cena magni providi», alla cena dell'agnello, noi veniamo, cioè «A cena magni providi, stoli saluti scandidi, postransi tu mari rubri, Cristo canamus principi». Sentite com'è gioioso? In Quaresima c'era «Audi benigne condito, nostra preces cum fletibus, in hoc sacro iunium fusa squadra genario». Sentite com'è cupo, triste, Quaresima. Ossia, il canto, la musica, nella melodia, descrive i sentimenti del cuore e li orienta i sentimenti, gioia, dolore,
penitenza, supplica, eccetera. Quarta cosa, l'eseguibilità. Se voi sentite, che ne so, un mottetto polifonico che è bellissimo, è fatto per il coro, ma il popolo non le può cantare, perché l'estensione non permette alla gente normale di cantarlo. Nessuno canterebbe, potrebbe cantare, che ne so, Nessun dorma da Turandot, o perché quel genere di musica per il teatro ha un'estensione altissima, diversa. Il gregoriano, che è fatto per le voci naturali come tutte le vostre, le nostre, ha l'estensione di un'ottava. Qualche messa supera l'ottava, ma qualcuna, ovvero sia eseguibile da una voce normale. L'eseguibilità. Poi, quando sentiamo il gregoriano, pensiamo subito alla preghiera, vero? Ci dà quella sensazione di stare in un monastero, questa pacatezza. E il canto liturgico deve aiutare a pregare, non è intrattenimento, non è festa di compleanno o un momento di canzoni cristiane, no, è preghiera. Queste caratteristiche, ce ne sarebbero anche altre, ma troppo sottili poi, ma queste caratteristiche sono caratteristiche che vanno bene per il gregoriano, ma anche oggi, per qualunque tipo di canto, di musica, perché non è un problema di quale linguaggio musicale usiamo, ma che quella musica possa essere fatta nella liturgia. Cioè, ha nella liturgia posto, cioè il suo ruolo. Vedete, noi pensiamo sempre che le regole siano limitazioni, un al limite. No, le regole ci aiutano invece tutt'altro, anche alla creatività. Perché poi il problema grosso, il mio orologio interno mi ha detto che l'ora sta finendo, è l'abitudine, vedete ormai, siamo deformati. Quando noi approfondiamo, non siamo limitati, tutt'altro. Quando noi siamo costretti a stare dentro alcune regole, alcuni canoni, la parola giusta, noi non siamo limitati, ma capiamo in profondità quello che stiamo facendo. Non si va così, ma si va così, dentro. Quando un canto, quindi, io lo dico per esperienza personale, quando io entrai in seminario mi trovai davanti agli Unni e i Vandali che erano i seminaristi, tra cui c'era anche Don Luigi Peri, e anche altri, anche Luca Gottardi, o anche chi altro c'era di voi, di tanti, Augusto Mascagna, c'erano tanti, tutti amici, tutte persone che ci vogliamo bene. Ma vi posso assicurare, da seminaristi, erano vicini tra i turcomanni e persone che non volevano saperne di cantare. Pensa che dovevo insegnare il gregoriano, dovevo insegnare a cantare a quattro voci, a fargli fare le cose serie. Negli anni, quando io entrai in seminario, era il 77-78, veramente, c'erano i barbari proprio, proprio là. La barbarie più assoluta. E invece piano piano, vero Don Luigi, piano piano poi cantavate con gusto, i vespri, veniva la gente a sentirvi a domenica sera, c'era, ossia capirono che si poteva passare dallo stato brado alla liturgia. Per me fu una fatica, fatica, voi non avete idea di quanto era faticoso, anche perché io ero abituato, capite, dal conservatorio, cose tutto serio, io, un po' snob, no? Invece mi sono trovato davanti alla realtà, e la realtà erano loro, e capii gradualmente cosa voleva dire il concilio.
Quando il Concilio parla di partecipazione, questo concetto che sembra a volte iperuranio, io lo rimprovero di questo i miei colleghi musicisti, la partecipazione non è altro che il poter cantare le lodi di Dio così come la liturgia ci chiede. Ah, ma non è possibile. Non è vero, non è possibile. Io mi trovai, eppure dicevo così, io dicevo così all'inizio, ma poi, perché bisogna obbedire, ecco perché vi dicevo la limitazione non è impoverimento, tutt'altro. Dovete obbedire, anche perché il rettore se no mi menava, però dovete obbedire e capì che far cantare i seminaristi era come far cantare il popolo di Dio. Allora mi dovete inventare melodie semplici che però tutti lo devono cantare, ma nello stesso tempo elevate, belle, se no la Marianna la va in campagna, Don Giuseppe non la voleva, vi ricordo. Dice, mi raccomando, il rettore. Quindi dovevo fare cose belle e semplici. Ecco che cosa chiede il Concilio. Quella sobria bellezza di cui parla anche per i paramenti, no? Sobria bellezza. E la bellezza sta tutta nell'intensità con cui noi esprimiamo Dio. Quella è la bellezza. Non è che facendo chissà che cosa, no, dando il massimo per poter esprimere meglio possibile Dio. Ah, dice, ma questa è la mia parrocchia, c'è un coro scalcagnato che fa cantare. Dio non vuole che voi siate il coro della scala, ma vuole che voi date il meglio di voi, il meglio di voi, crescendo, crescendo. Diceva Don Bosco ai ragazzi, bellissimo, bisogna sempre ai ragazzi dare qualcosa che sanno fare con un gradino in più ogni volta. Un gradino solo, ma in più. Perché? Per farli crescere, non accontentarli, punto. Facile, eh? Il coro vuole cantare per canto lì, non vuole imparare un canto nuovo. Allora, cioè, beh, facciamo quello là. No, perché quello altrimenti quel coro rimarrà sempre uguale. Il popolo di Dio rimarrà sempre uguale. Aveva ragione Don Bosco. Fare qualcosa che possono fare e ogni volta aggiungere un gradino in più, come l'asticella dell'atleta, no? E l'atleta, se vuole saltare 2 metri, quanti sono il record? 2 metri e 10, 2 metri. Beh, deve fare ogni volta 1 centimetro in più, no? Ma anche il popolo di Dio, quando si faceva poi, ti ricordi le ordinazioni, facevo le prove prima, e il popolo di Dio cantava. Certo, non era perfetto, ma non fa niente, cantava. La volta dopo avrebbe cantato meglio. Se io adesso intono Eccomi, voi lo cantate? Io ve l'ho insegnato? No. Chi ve l'ha insegnato? Qualcuno? Ricordatevi che poi ciò che noi viviamo diventa patrimonio nostro. Nella liturgia questo è importante. La partecipazione non si obbliga, la partecipazione si invita a farla. E deve essere convincente. Ecco perché io ho dovuto imparare a fare canti che potevano essere fattibili, ma convincenti, ossia che ti aiutano a pregare. Se no, chi ce lo fa? Allora, concludo. Si poteva andare avanti a voi. Ma concludiamo. Ogni comunità parrocchiale ha il dovere, diritto e dovere di cantare le lodi di Dio. Io sto dicendo quello che la Chiesa ci chiede. Il diritto-dovere, perché è anche un dovere,
perché a Dio si dà il meglio, a Dio si prega, si canta, si esprime l'amore, è un gesto d'amore, proprio come la serenata, però bisogna farlo al meglio. Ecco perché la Chiesa dice ogni parrocchia, ogni deve avere la formazione musicale, perché deve avere un coro. Ma il coro chi è? Attenzione, il coro è tutta l'assemblea liturgica. Fate conto che qui siamo in una parrocchia, o appunto in cattedrale con la diocesi, no, uguale. Voi siete il coro. Il coro è fatto dal popolo di Dio ed è fatto anche dal celebrante, eh? Non so se il vescovo canta. Canta il vescovo? Non lo so se canta. Come? Non l'ho sentito. Bravo, bravo. Perché è un modello. Allora, il vescovo è il liturgo della propria diocesi. Quindi deve essere il modello di come si celebra. Il vescovo deve far vedere a tutti i preti, dovete celebrare meglio pure di me. Deve essere, io vi faccio da capo, no? Da capofila. Perché tutto il popolo di Dio, nei diversi ruoli, perché noi siamo sempre un unico corpo, eh? Sempre, non dimentichiamolo mai. Il corpo di Cristo è uno, non so, non è diviso. Non è che perché noi siamo preti siamo meglio di voi. Magari. Noi abbiamo il nostro ruolo, voi ci avete il vostro. Poi il nostro è più complicato, forse. Siamo costretti a essere più perché siamo quelli che stanno davanti e tirano, no? E devono. Però siamo un solo corpo. Allora, il coro, voi siete il coro. Quelli che hanno un carisma, perché hanno la voce più bella, sanno la musica, sono più bravi, faranno parte del coro, quello che noi chiamiamo coro, che è a servizio del grande coro. A servizio del grande coro. Non è che abbiamo il coro da Scala e quell'altro è per quelli poracci, no? No, c'è il coro e questo coro che è a servizio vostro. Quelli che cantano meglio dell'assemblea, diciamo. E nel coro poi ci saranno il salmista, il solista che fa nel coro. E anche loro, non è che so Pavarotti, Callas, capito? Sono quelli che nel coro possono offrire questo servizio in maniera speciale. Perché il salmo deve essere proclamato in canto in maniera perfetta, bella. Ricordatevi sempre dando il meglio a Dio. A Dio si dà il meglio. Non come viene viene, si dà il meglio, ci si prepara. E il prete, come vi dicevo, il celebrante, che avete visto nel messale quanta musica c'è scritta, no? Perché il celebrante deve cantare nelle solennità domenicali, nelle solennità eccetera. Deve cantare il prefazio, che è un canto, le orazioni, nelle solennità il canone, e poi tutto, si può cantare la messa, si può cantare dal nome del Padre fino alla benedizione. Pure le letture si possono cantare. Perché? Perché quando una messa solennissima dovrebbe essere così. Certo, capisco che non si può fare sempre. Però sarebbe bello a Pasqua, a Natale, che ne so, a Pentecoste, fare una cosa diversa, ma bella, che la gente si ricordi, quella messa com'era bella. Ho cantato pure io, dice lo stonato, che sono quelli che vorrebbero cantare, cantano sempre più forte di quegli altri. Stonato è così, e lo stonato è felice di cantare. Coro, quindi, io parlo adesso del coro, quello piccolo, quello deve stare attento a non commettere i suoi peccati. Io vorrei scrivere un opuscolo, i peccati del coro.
Pensate che il coro diocesano ha 40 anni, quest'anno celebra 40 anni. Quindi, prima cosa, l'infedeltà alle prove, alla presenza, i ritardi. Ah, io c'ho da fare, ma tu ti sei preso l'impegno di stare a fare il coro in parrocchia? Ci devi venire puntuale per rispetto degli altri. Non è che poi uno manca, poi arriva magari alla messa solenne e si prepara lì subito, no? Oppure se si fa un concerto, facciamo il concerto a Pasqua, a Natale, non vengono mai le prove, poi si presentano al concerto. No. Si può fare. Quindi fedeltà, serietà. Seconda cosa, la vanità. Ah, io sono piccola, devo stare in prima fila. No. Tu stai là dove ti mette il maestro che ti dirige. Stai lì dove fai quello che devi fare. Guardate la vanità. Poi c'è anche la vanità dei direttori, no? Ah beh, io sì, ma io voglio però fare un pezzo di quelli. No, tu lo fai, fai il brano quello là, lo fai, ne fai uno, magari nel momento giusto, perché la messa non è un concerto, la liturgia non è concerto. Il concerto lo fai altrove, altri momenti. La vanità, attenzione, presente, perché i peccati ci sono sempre, i sette vizi capitali sono sempre in allerta. Poi le discordie, che sono terribili. Di nemici qualcosa, quello mi è antipatico, quello mi è antipatica, quello mi ha fatto questo, io non ci parlo, quello poi si mette sempre, non so, non mi piace. Guardate che il diavolo è come leone ruggente che cerca di divorare, ci dice San Pietro nella lettera. Sta lì pronto, quando vede queste piccole crepe, si infila. Ci sono stati dei cori, quanti si sono sciolti per questo? Quanti? Perché? Perché cominciano a esserci dentro quelle discordie stupide, cattive. Un'altra cosa che vi consiglio di non mai far entrare, mai far entrare, i soldi. Ha ragione il Papa che il diavolo entra per le saccocce, entra per le saccocce. In parrocchia di solito non c'è questo problema, non c'è questo, magari ci fosse questo problema, non c'è questo problema. Però gli interessi, no, soldi indicano non solo i soldi, l'interesse, le cose, le storie. Noi siamo a servizio della liturgia. Guardate che è complicato, è difficile, è una lotta. Non, perché le discordie, queste cose qui, gli interessi personali. Il diavolo ci prova, perché sa che una comunità come il coro può essere un suo nemico, no? Quindi questo. E poi io vi dico l'ultima, mi raccomando, questo è in positivo però, la vita spirituale, il coro parrocchiale deve avere una sua vita spirituale perché fa un ministero, compie un ministero, sta lì non perché si diverte, certo ti diverti pure a cantare, è bello, ma stai lì per far pregare gli altri, per aiutarli a pregare, per accompagnarli nella preghiera. E quindi aiutatevi. E l'ultima cosa, chi dirige il coro, ci vuole sempre in un'imparrocchia, qualcuno che anima il coro e anima anche l'assemblea, facendo fare le prove anche all'assemblea, stimolandole a cantare, accompagnandole in questo. È la vita. La musica, per questo vi dicevo, la musica insegna anche a essere comunità. La musica fatta bene insegna anche umanamente a stare insieme e a volersi bene.
a comprendersi, a sopportarsi. Capirai, c'è quello vicino a me che è stonato. Che fai? Lo sostieni. Pazienza. No? Quante volte capita? No, che quello è, ma io non canto con quello, perché quello me lo fa schifo. No. No. Capite? È importante. Io vi faccio ridere, ma questa è cosa seria. È cosa seria. E la musica aiuta in questo. Diceva, c'è un bellissimo passo della lettera di Smirne, alla chiesa di Smirne, di Sant'Ignazio di Antiochia, che dice che la chiesa è come un coro che innalza insieme, unito, la sua lode a Dio. La chiesa è come un coro, dice, non coro come la chiesa è come un coro. È bellissimo, perché è così. E quando si canta tutti insieme, questo lo viviamo, lo sentiamo, lo percepiamo come una cosa bellissima. Allora, io ho sforato col permesso di Don Luca, e tu puoi rifare anche un quarto d'ora in più. Io sono obbediente, è vero, preciso. Noi musicisti ci abbiamo l'orologio. E allora vi auguro di trasformare la vostra vita in lode di Dio, perché questo è il fine, eh? Quando andremo in paradiso ci sarà la prova di canto, e voi ridete, poi vedremo quando ci sarà Santa Cecilia, io immagino, insieme magari a Bach e Palestrina, questi, ci faccia sentire come canta le lodi di Dio. Cioè questi, ma, no, no, lei è talmente stonato che va all'inferno, perché la sua vita è stata tutta stonata. È la vita, è stata tutta stonata. Magari poi arriva quello che, intonazione incerta, lo mandiamo in purgatorio a fare le prove di canto supplementari, vai. Poi arrivano quelli che cantano benissimo, la loro vita è stata un canto di lode meraviglioso, vanno subito in paradiso. E allora subito Bach, ma questo me lo prendo io, perché questo lo metto nel... Palestrina, no, questo me lo piglio io, perché mi serve il tenore. Scherziamo, però è così, lo dice l'Apocalisse, noi dobbiamo cantare poi lì l'Alleluia, l'Amen, il canto di Mosè, cioè, tutti sti canti, come si fa? Perché la nostra vita deve essere veramente mio canto, è il Signore, dice Mosè nel canto del mare, mio canto e mia gioia è il Signore. I salmi dicono questa cosa, perché è la vita che deve diventare canto. Madre Teresa lo dice, qualcosa di bello per il Signore, canto di... Quindi, auguri. Applauso prolungato e spontaneo dice il buon risultato del momento che abbiamo vissuto insieme. Grazie Monsignor Frisinia, alias Don Marco. È vero che ci addrizzava le costole, si dice da queste parti, nel cantare, però soprattutto ci ha dato la formazione che abbiamo tentato di portare alle nostre parrocchie, là dove si riesce, di creare una comunità che partecipa, una comunità che canta le lodi di Dio. Sarebbe bello, speriamo che, da come ho capito dai tecnici, questi video andranno sulle pagine sia Facebook, eccetera, eccetera, della diocesi, giusto? Bene, che tutti imparino a non farci venire il mal di pancia quando andiamo alle ordinazioni o altre cose, quando sentiamo canti strani, ma soprattutto mi sono piaciute molto, se posso permettermi, quelle direttive che noi preti cerchiamo di dare, ma lui
autorevolmente la date molto meglio, la non vanità, eccetera, eccetera, eccetera. Da ultimo, la vita spirituale. Ecco, ci agganciamo lunedì prossimo. L'ultimo incontro sarà proprio su questo. Verrà un nostro amico, Don Mauro Di Benedetto, segretario attuale del CAL, Centro Azione Anche Liturgica. Anche lui era vittima mia allora. Sì. Però mi sa che Mauro non cantava. Cantava Mauro? Sì. Sì. Io ricordo il giorno in cui ci ha fatto fare le prove a Montefiolo. Appena entrato in seminario ci ha messo in fila. Allora tu fai così. Oh. Sì, i vecchi però, pensate alla perfidia dei seminaristi. I vecchi dicevano ai nuovi, fai finta di essere stonato così non ti piglia il coro. Ecco, pensate, perché poi ti fa fare le prove. Oh, invece a me mi hanno detto il contrario, mi hanno detto tu fa cantare nel coro perché almeno non ballava i piatti in cucina. E è vero. Quello era l'altro risvolto. E è vero, è vero. Bene. E quindi l'appuntamento per tutti è lunedì e adesso Don Marco io direi che ci fai cantare Regina Celi, chiudiamo con una preghiera alla Madonna, va bene? Grazie. Che la Vergine Maria che ha scritto il Magnificat, il cantico più bello della scrittura, ci insegni a cantare con la nostra vita veramente le meraviglie che il Signore fa in noi e ci aiuti veramente a, in mezzo al mondo così buio, così cupo, triste, a cantare invece la bellezza di Dio e a farla cantare ai fratelli. Regina Celi, Santo. Amen. Andiamo in pace a lodare il Signore.